Oltre l'80% della produzione enologica piemontese è destinata alla realizzazione di vini DOC e DOCG. La qualità del vino si ottiene partendo dal vigneto. In questo contesto la difesa fitosanitaria rappresenta un elemento essenziale per l'ottenimento di uve sane e mature. Un tempo i vigneti venivano trattati con verderame, zolfo e pochi altri elementi chimici. Ora la situazione è cambiata. Oltre al discorso delle strutture del vigneto, si è fatto un salto in avanti sui trattamenti, su come si opera in vigneto. Le attrezzature che erano utilizzate 50 anni fa erano prettamente manuali, perciò si utilizzava la gomma, si utilizzava l'automatizzatore a spalla. Ad oggi ci sono delle attrezzature che ottimizzano i trattamenti, facendo sì che si risparmi notevolmente in ordine di tempo il trattamento e soprattutto in quantità e costi dello stesso. Dobbiamo sfasare il mito che il verderame zolfo sia tutto bello e buono e i trattamenti oggi di quei prodotti di sintesi sia tutto cattivo. Allora, sicuramente si è raggiunto un equilibrio cercando di, prima cosa, di ridurre al minimo i trattamenti. Per due motivi. Il primo è una questione di impatto ambientale e di sanità del prodotto uva e di residui. Il secondo è anche una questione di costi, perché nessuno vuole spendere dei soldi per trattamenti che non sono necessari. Quindi si tende in certi momenti o per certe fisiopatie particolari ad adottare prodotti di sintesi che hanno della bassa residualità, mentre per altre malattie o in altri momenti rame e zolfo vanno ancora molto bene. Sappiamo però che il rame sta creando problemi di accumulo, tant'è vero che diverse direttive europee vanno proprio sulla linea di diminuire di anno per anno la dotazione l'apporto con prodotti rameici. Quindi il giusto equilibrio tra prodotti di sintesi, prodotti rameici e zolfo penso che sia la soluzione giusta. In ambito viticolo, per quanto riguarda il discorso chimico, nuove molecole, è mutata abbastanza la situazione, soprattutto dal punto di vista di utilizzo di alcune molecole che è calato. L'esempio lampante per quanto riguarda il discorso di tiocarbammati, che una volta venivano usati ampiamente e per parecchi trattamenti. Oggi fortunatamente abbiamo diminuito tantissimo l'utilizzo di queste sostanze, tornando in tanti casi al rame come sostanza principale, e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo, diciamo, di molecole per il contenimento dell'oidio, che ultimamente è una delle problematiche più grosse in ambito viticolo, proprio perché ci sono dei ceppi che sono piuttosto ostici da debellare, e soprattutto perché ci sono delle sostanze anche di origine naturale che ci hanno dato una mano. Uno tra queste, diciamo, che può essere menzionata è l'Ampelomyces quisqualis, che è un fungo antagonista dell'oidio e che in parecchie situazioni ci dà una mano importante proprio per il contenimento. Le fisiopatie principali del vigneto sono, allora, peronospora, oidio, botrite in annate particolarmente umide. E ultimamente, a questo punto sono quasi 20 anni, che si è presentata a livello regionale una problematica molto importante per quanto riguarda il vigneto, che è la flavescenza dorata, per la quale comunque c'è un decreto di lotta obbligatoria che prevede almeno 2 trattamenti all'anno con degli insetticidi per contenere il vettore della stessa. La peronospora e l'oidio sono malattie le più comuni, quelle che l'agricoltore combatte normalmente, e dipendono ovviamente dallo stato climatico presente anno per anno. Difatti, se vogliamo fare un esempio, quest'anno, come annata molto siccitosa, la peronospora è stata poco impattante per quanto riguarda il vigneto. L'oidio invece quest'anno è stato molto presente e ha creato qualche danno, soprattutto agli agricoltori che sono stati attenti nella lotta. Tutta ciò che è la lotta fitoiatrica nel vigneto si è negli ultimi 20 anni evoluta ed è completamente cambiato.
Questo grazie a diversi fattori. In primis un'evoluzione dei prodotti, quindi c'è stato un forte studio, un'evoluzione dei prodotti di sintesi che si possono usare, e questo sicuramente è stato accompagnato e agevolato da un sistema di assistenza tecnica che a partire dagli anni 90 è diventato ormai una caratteristica di quasi tutte le aziende viticole del territorio piemontese, anche aiutato dai finanziamenti regionali messi in atto con le varie misure di lotta integrata a partire dal regolamento 2078 del 95, alla misura al 214 e adesso alla misura 10. Quindi tutto un sistema di accompagnamento del sistema viticolo e non solo viticolo, di tutta la produzione piemontese verso una lotta integrata, una lotta che sta attento a quelle che sono le soglie di intervento, cioè il valutare quando è il momento di intervenire si basa su due fattori. Il primo è il danno e l'altro il costo economico del trattamento. Quando questa soglia viene raggiunta si tratta. A differenza di un tipo di lotta che c'era anni prima, non seguita dai tecnici, che si diceva la lotta calendario. Quindi si usava settimanalmente intervenire, che ci fosse il patogeno, che non ci fosse, che ci fosse la malattia o non ci fosse, per uno sporidio si interveniva. Noi tecnici stiamo lavorando proprio in quel senso lì, di far capire l'importanza di utilizzare queste sostanze nel momento, nell'epoca autunnale, quando è più facile diminuire le dosi ed avere un'ottima efficacia sulle infestanti, perché in quel momento lì l'infestante utilizza la sostanza che noi diamo come sostanza di riserva, quindi la porta alle radici ed è molto più facile farla morire, cosa che durante la stagione vegetativa o fase primaverile non è così semplice. L'agricoltore annualmente deve sopperire a degli obblighi, ovvero tutti gli anni deve registrare su un apposito registro, detto quaderno di campagna, tutte le operazioni che vengono effettuate in vigneto, trattamenti, diserbi, concimazioni, e tenere lo stesso quaderno per 3 anni da quando è stato compilato. Oltre all'obbligo del quaderno di campagna, che è anche sanzionato in caso di assenza, ha l'obbligo di far verificare dal 26 novembre del 2016 tutte le attrezzature che vengono utilizzate per l'irrorazione, per effettuare i trattamenti o per effettuare il diserbo in azienda. Questa pratica, oltre a essere obbligatoria e sanzionabile, è molto utile per l'agricoltore perché fa sì che comunque si renda conto di come deve utilizzare in maniera corretta l'attrezzatura, perché facendo l'operazione di verifica ci siamo accorti che tanti agricoltori utilizzavano erroneamente le stesse attrezzature. Erroneamente vuol dire che non le avevano regolate in maniera ottimale rispetto ai loro vigneti o comunque alle loro forme di allevamento. Altro obbligo che ha l'agricoltore da qualche anno a questa parte è il fatto che deve essere in possesso del patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari. I rivenditori ormai non possono più vendere nulla come prodotti fitosanitari ad uso professionale. Gli unici che sono esentati sono coloro che utilizzano dei prodotti da hobbyisti, perciò in confezioni di ridotta quantità, per i quali non è richiesto niente.